Quando ci sono ad esempio delle persone, poi delle manifestazioni cutanee che possono essere indice di malattie ben più severe, che però che colpiscono gli organi interni, ad esempio il famoso eritema farfalla, ecco, quelle due ali di farfalla che si stampano sulle guance, quelle sono un indice di malattia autoimmune in genere. Ecco, l'eritema farfalla è caratteristico proprio del lupus eritematoso sistemico, che è una patologia decisamente severa che può colpire molto, molto severamente gli organi interni. Quindi, già quello, ma adesso ce ne sono tanti, soprattutto dei bambini, se li guardate, bambini e ragazzini, che si trovano delle strisce sul viso rosse fuoco in certi momenti del giorno. Eh sì, ne abbiamo accennato prima, queste due ali di farfalle che si stampano sul viso, a parte che ci sono in certi momenti che questo arrossamento è più marcato e altri che non lo è. Quelli di Varese però li diciamo che la seconda domenica del mese siamo in quelli a Piano Gentile, quindi lo possiamo vedere. Sicuramente è un segnale che questa persona può andare incontro a un lupus eritematoso sistemico, malattia severa che può colpire non solo l'apparato osteoarticolare, ma anche i polmoni, i reni, ecco, e può creare dei problemi proprio di una serietà non da poco. E poi si tratta che se una persona impara a osservarsi, tipo uno si alza al mattino, si mette davanti allo specchio e guarda il suo viso. Il suo viso se lo guarda anche prima di mettersi a mangiare qualcosa e il suo viso se lo riguarda anche mezz'ora dopo che ha mangiato. E poi lo vede. Tanto basta poco, pochissimo, per chi ha questa caratteristica, per chi ha queste caratteristiche immunitarie delle malattie autoimmuni, di questo arrossamento del viso, che può essere a forma di farfalla, che è tipico proprio di questo LES, di questo lupus eritematoso sistemico, perché, tanto per dire, anche un chewing gum, una persona che ha un sistema immunitario così allertato, così reattivo, come quando ci sono in ballo questi problemi, è sufficiente per far scattare una reazione di questo genere. Quindi sì, non è detto che uno che ha queste due ali di farfalla rosse, rosso marcato, vada incontro inevitabilmente all'essa che si manifesti in modo proprio chiaro, chiarissimo. Però è facile che questa tendenza possa poi diventare realtà. Certo. Certo, lei adesso può benissimo tenere sotto controllo, guardare tutto quanto e vedere in che momenti si manifesta. Facilmente dopo i pasti si manifesta con più facilità e soprattutto se riesce a sbloccare la digestione quando si accorge che ha questo arrossamento del viso. Si prende un bel tazzone di acqua calda bollente, la trangugia, in questo modo la digestione la si risolve quasi del tutto e poi vede che cosa succede, anche perché questi arrossamenti sono determinati proprio dal blocco, dalla paralisi di tutti i capillari che sono in quell'area dove si manifesta l'arrossamento. Praticamente è come se la circolazione del sangue in quest'area qua che viene colpita da questo arrossamento si paralizza, per cui non c'è più lo scambio continuo tra parte arteriosa e parte venosa, il sangue si blocca nei capillari arteriosi e rimane lì. Quindi sbloccare la digestione e poi vedere che cosa succede. Io ho visto spesso e volentieri anche con l'acqua bollente, ma anche a parte quei rari, rarissimi casi delle persone che non tollerano le mandorle, che in una persona di gruppo 0 con 4-5 mandorle
si riattivano tutti i processi digestivi e poi quando riprende a circolare correttamente il sangue, l'arrossamento sparisce, si riassorbe e non si fa più presente. Ad esempio, tanto per dire, ci sono tante persone che hanno problematiche tiroidee che a un certo punto presentano, a un certo punto ed è facile che avvenga quasi sempre dopo i pasti, si trovano proprio la zona qui del collo, proprio come se fosse stata spennellata di rosso, tipo la tua bella cravatta rossa fuoco che c'hai. Bene. Ecco, e il rosso fuoco se lo trovano stampato qui sulla gola. E questo è il segnale che lì c'è un problema sottostante. Lì si paralizza proprio la circolazione a livello della tiroide. L'eritema nodoso. Cos'è? L'eritema nodoso. Questo eritema nodoso, praticamente la formazione di questi noduli sottocutanei che non sono lipomi e che sono tutto sommato ancora un qualcosa di misterioso perché nessuno sa da La dove. bitorzolite, ha detto lui. Sono dei bitorzoli, eh. Nessuno sa da dove traggano origine. Il guaio è che possono intervenire chirurgicamente e lì dare la stura poi a delle patologie autoimmuni ben più toste. Cioè, eliminato quel problema Sì, perché che... poi, siccome la causa fondamentale anche lì è una delle tante reazioni del nostro sistema immunitario all'introduzione di sostanze e molecole non tollerate, e in quel caso lì vedesi proprio i cereali, ecco. Per cui basterebbe togliere l'uso dei cereali in quelle persone, l'eritema nodoso sparisce, non si presentano più e viene riassorbito tutto quanto. Bene, Si arrivata alla fine. tolgono quelli, la persona continua a introdurre quelle sostanze e poi uno si può trovare dei regali non tanto piacevoli, vedasi Parkinson e via dicendo. Tra l'altro, spesso e volentieri sulle mani mi compaiono degli eritemi, soltanto che io non so se questo può essere associato alla cistite o se è una faccenda a No, 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 ma parte. gli eritemi succedono a tutti quanti, è una reazione immunitaria all'introduzione di qualcosa che uno non tollera. Ho capito. In genere ce l'hanno le persone con le caratteristiche di malattie autoimmuni, che sia il Raynaud, che sia il Sjögren, che sia un lupus e via dicendo, si manifesta questo arrossamento delle mani, ma prova a guardartela al mattino appena alzata Non c'è e quasi facilmente niente. non c'è Sì, un bel è niente. vero. Sì, L'hai sì, già sì. visto. E poi guarda bene, a seconda di quello che mangia, guarda se si evidenzia quello. Per la febbre va bene, te lo puoi misurare, adesso ci sono dei termometri che basta poco per Sì. vedere, ma se no, un metodo stupendo per misurarsi la febbre è quella di provarsi i battiti del cuore, che è Ok. sufficiente, le due dita, pollice, indice a forcella, si abbassa leggermente il capo, si cercano i battiti e tu te li controlli e li vedi. Basta che misuri su 20 secondi quanti battiti hai, li moltiplichi per 3, più è attorno al 70 e più i battiti sono regolari, ma anche se fossero 65, 72, al massimo 75. Ma più si alzano i battiti e più vuol dire che c'è uno stato febbrile. Ho capito. Però la Perciò febbre si scatena, ma devi farlo comunque la prova. sì. Al mattino ti misuri la febbre e E non poi ce te la l'ho. misuri e non ce Al l'ha, e mattino non è, quindi diciamo, non hai la temperatura febbre, normale. non hai l'eritema alle Sì. mani, e la colazione del mattino qual è? Allora, di solito caffè, non sono, allora diciamo che per questioni di tempo non posso più di tanto star lì, Caffè diciamo, con che cosa? caffè con un cucchiaino di zucchero e di solito anche solo quello. Se ho modo, magari qualche biscotto normale, grano. E massimissimo la brioche, ma proprio quando capita, No, raramente. lì non ci siamo. Lo Lì so. non ci siamo. Quindi Però. secondo lei comunque è tutto collegato, diciamo? Ah, certamente, Sì. ma già lo capisci tu stessa. Ti misuri domani mattina la febbre, ti misuri i battiti, guardi l'eritema e lo capisci. E poi vede, secondo di quello che introduci, ti aspetti di vedere se i battiti aumentano oppure no, oppure di vedere se ti compare l'eritema sulla Ok, mano. Il va lato bene. della mano da cui Sinistra. sì, è la mano sinistra, Sì. dal lato del mignolo.
In genere, quella l'area che è più colpita. Sì, e sì, tra il mignolo e la neurale. Si blocca, lì si blocca, si paralizza la circolazione del sangue. Infatti mi ricordo che all'inizio è partito proprio tutto da un prurito qua e da lì si è dilagato totalmente. Se lo capisci, a 19 anni sei a posto. Okay. Non dovrai più buttare via soldi in medici, in medicine, in ricoveri. Sì. Anche perché i giovani, tra un po' di tempo, ci sarà bisogno di tirare fuori dei bei soldini per gestirsi la salute. Quindi imparate da giovani a mettere al di sopra di tutto quanto il proprio stato di salute. Okay. Per chi ha bisogno di non scottarsi, per chi è sensibile al sole, ed adesso sono in aumento tantissimo gli eritemi solari, uno è l'iperico. Beh, per forza, no? C'è il buco nell'ozono. Ma no. E se le persone improvvisamente guariscono dagli eritemi solari e vanno al sole e si abbronzano senza problemi? Allora non c'entra il buco nell'ozono. E allora può non c'entrare il buco, può non c'entrare, non siamo assoluti, può non c'entrare. Io sono sempre dubbioso, dico... Se passa, non è l'ozono. Come le persone che hanno la tiroide, iper o ipo, e che si dà la colpa a Chernobyl, ma se guariscono, non c'entra Chernobyl. Vabbè. E allora c'entra qualcos'altro, il glutine, in questo caso. Per tutte le peggio tiroide. Di Chernobyl il glutine, peggio dottor Mozzi. Chernobyl. Quindi, quando si vede comparire... questi cheloidi bisogna stare attenti. Quindi non è colpa del sole, perché sa, al giorno d'oggi attribuiamo l'origine di molte malattie serie della pelle, addirittura si dice che il cancro è in aumento, il cancro della pelle, a causa dell'esposizione al sole. Certamente, quando non si sa dove trovare la causa, quando non si ha voglia di trovare la causa vera, indagando a 360 gradi, si dà la colpa alle cause più banali, il sole, che non è neanche responsabile dell'eritema solare, il sole, non è neanche responsabile dell'eritema solare, si dà la colpa all'ansia, allo stress, si dà la colpa appunto al contatto con qualche sostanza, niente. Se si va al mare e ci si espone è più facile avere l'eritema solare. L'eritema solare che si manifesta con queste, ci possono essere un conto è l'eritema, l'arrossamento da un'esposizione prolungata al sole, un conto è l'eritema solare, perché le persone che sono soggette all'eritema solare, se si preparano a prendere il sole quest'estate togliendo dalla loro alimentazione i cereali, tutti quanti, anche quelli che sono senza glutine come riso, mais e miglio, quest'anno i loro eritemi solari praticamente scompaiono. Se poi si dotano di olio di elicriso, che è un ottimo filtro solare, ha un'ottima azione antistaminica, da mettersi sulla pelle prima di esporsi al sole, e di olio di iperico da mettersi quando rientrano dopo essersi esposti al sole, ecco, riusciranno ad avere un'ottima abbronzatura senza invece doversi coprire e stare alla larga da questo elemento vitale essenziale che è il sole. E poi si accorgeranno che riescono, ma anche le persone di carnagione chiara, se smettono di mangiare proprio gli amidi, i carboidrati, anche gli zuccheri, ma riescano ad avere delle abbronzature notevoli, e l'eritema solare non si manifesta, certamente non bisogna andare lì dalle 11-12 della giornata, del mattino, ed esporsi lì fermi immobili sotto il sole, e se no va bene, uno lì l'ustione se la becca. Allora, una donna di 38 anni, in provincia di Milano, gruppo 0, tra qualche giorno andrò al mare, ma come sempre avrò il mio eritema solare nonostante faccia uso di creme. Con una corretta alimentazione si può migliorare la situazione? Innanzitutto da non esporsi lì come una lucertola al sole per 3 o 4 ore di fila, a cominciare da mezzogiorno o dall'una fino alle 4, dove c'è il sole che picchia proprio perpendicolare. Gli eritemi solari, se le persone di gruppo 0, ma anche di tutti gli altri gruppi, evitano un po' prima di esporsi al sole, certamente non 24 ore prima,
ma diciamo cominciano già un mesetto prima, a evitare l'uso dei cereali e soprattutto dei cereali con il glutine, possono avere dei miglioramenti strepitosi e strabilianti. Mm-hmm. E poi c'è da dire questo, che per una buona abbronzatura, per evitare anche quelle scottature, quelle ustioni e tutto quanto, ci sono due prodotti validissimi. Uno, da usare prima di esporsi al sole, che si tratterebbe del cosiddetto oleolito, ossia che è un prodotto a base oleosa con infusione dei fiori di elicriso, Elicrisum italicum, ottima pianta proprio sia per le dermatiti, la psoriasi che abbiamo visto in precedenza, e sia per prevenire gli eritemi. E poi come curativo invece c'è l'olio di iperico. L'olio di iperico però, siccome contiene ipericina ed è fotosensibilizzante, non ce lo si mette prima di andare al sole, perché sennò uno si trova sì un ustione, ma l'olio di iperico è un rimedio strepitoso e strabiliante per curare anche addirittura le ustioni da fiamma viva, d'acqua calda, d'acqua bollente. Tutte le persone, sarebbe opportuno che un flacone se lo tengano sempre in casa, perché o che sia l'acqua, o che sia il vapore, o che sia il ferro da stiro, o che sia una stufa a legno, vi dicendo, può sempre succedere di avere un qualche contatto con queste fonti di calore. E comunque, prima di andare al sole, l'olio di elicriso, quando si torna a casa dal sole, l'olio di iperico, e non ci sono assolutamente problemi. I bambini lo stesso, al di là certo, che qualsiasi gruppo abbiano, per evitare gli eritemi, ecco, proprio evitare l'uso dei cereali, soprattutto quelli col glutine. Poi sicuramente ci sono le persone che hanno la carnagione, diciamo così, più chiara, per cui devono stare molto più attenti, quelli invece che hanno la carnagione più scura. Sicuramente le persone che, ad esempio, non dico che hanno origine africana, ecco, ma quelli che hanno origine nel meridione, facilmente, ecco, sono più, diciamo, abbronzabili senza avere eritemi. Certo. Devono stare molto attenti le persone che hanno la capigliatura rossa, perché le persone con la capigliatura rossa sono molto, ma molto soggette all'eritema. Mm-hmm. Anche perché sono molto, molto sensibili al glutine. Quindi. Okay. E per chi ha problemi di pelle, vi ricordo, prima di esporsi al sole l'olio di elicriso. Questo qua. Ottimo, Elicrisum italicum, ottima pianta. Certo, poi non state 3 ore da mezzogiorno alle 3 sotto il sole fermi impalati, ecco, se no va bene. Lì non serve, ma neanche non c'è olio che tenga. E dopo, a fine giornata, quando rientrate, l'olio di iperico. E con l'olio di elicriso e l'olio di iperico vi trovate una bellissima, valida e duratura proprio abbronzatura, a costo praticamente, non dico zero, ma quasi, e senza avere i grossi problemi di arrossamento, eritemi. Diverso il problema dell'eritema solare, che dietro l'eritema solare c'è l'intolleranza al glutine, attenzione. Ecco, il cosiddetto, colgo l'occasione perché solare. Una telespettatrice ha scritto, sì, e vorrebbe sentire risottolineare dal dottor Mozzi il legame che ci può essere tra esposizione solare, macchie, lentiggini e sì, anche sì, eritemi da sole. Secondo lei il glutine, avendo eliminato il glutine, ha migliorato anche le sue abbronzature? L'eritema solare e il glutine sono tutt'uno. Le lentiggini e il glutine sono tutt'uno. Anzi, già da piccoli si può avere una diagnosi di intolleranza al glutine guardando proprio il viso dei bambini. Ci saranno gli scienziati che diranno che sono uno che conta delle storie, ma è la pratica che sancisce chi ha ragione o chi ha torto.